Buonasera. Buonasera. Purtroppo. Queste bolle sono poche, eh? Però quelle che ci Evviva! stanno si accollano. Oggi ho fatto, cioè questa settimana ho fatto quattro. Aspetta che c'è una basetta qua. Ho fatto 4 giorni di palestra questa settimana. Non so se ci intendiamo. Manca qualcosa. Ho Buonasera, buonasera a tutti. Mi fanno male? No, mi prudono. È come se mi avessi. Allora, la stessa cosa di quando mi pizzica una zanzara. C'ho la stessa sintomatologia del pizzichio di zanzara. Che cazzo sta il telecomando? Come se fossero bolle di zanzara, non capisco. Vabbè. Sì, l'aggiornamento che non devi dire cazzo nei primi 8 secondi di video. Ma se lo dici che succede? Tu non hai visto il telecomando? Guarda, rotta in culo. Ok. Non ha cambiato niente perché è puntata verso l'alto. Vabbè. Federica, grazie. Grazie per i 15 mesi. Annunci limitati o assenti? Ok. Acari, ragnetti nelle lenzuola. Allora, con calma. Ragnetti mo. Va bene, Acari, ma ragnetti, ragazzi, anche no, eh? Grazie, ma. I ragnetti, no. Sì, Instagram ormai è morto, regà. Leo, tiriamo avanti. Se lo dici fare 0 euro invece di 2 centesimi per video. Guarda, faccio 1 euro ogni 1000 visualizzazioni, quindi fate un po' voi. Fate hobbies, insomma, quanti soldi alzo con YouTube. 1 euro ogni 1000 visualizzazioni. Quindi se andiamo a vedere tipo i miei video. Questo video mi ha fruttato 8 euro. Neanche la metà della spesa che ho fatto per del costo del quanto era 8, 16, 24, un quarto di quello che ho speso per questa cena. 8 euro, 4 euro, 40, 50 euro, dai, così arrotondiamo, 50 euro, 6 euro, 2,50 euro. Incredibile. Non male. Sono ricca. Il video è stato rimosso. Quale video? Che video? Forse quello del tizio ieri. Il tizio? Sì? Non c'è più? Ma forse l'ha rimosso lui. Eh sì.
Vabbè, allora. No, no, non c'è, non c'è, vedi che non c'è più. Forse l'ha rimosso lui, non lo so. Ma il vino era ancora caldino. Ohia, quello ancora macina. Lento ma macina. Andiamo a vedere. Lepre. 2000, vediamo. Ah, i dislike hanno superato i like, finalmente ce l'abbiamo fatta, eh? Ce l'abbiamo fatta, raga, incredibile. Questa è la dimostrazione che ho torto, giusto? Per Twiner almeno. Evviva! Giusto? Giusto. Ovviamente. Twiner a bicocca, certo. Allora, noi siamo qui questa sera per fare una chiacchiera con Anse, una persona che mi segue ma che non fa mai il sub. Poi ho scoperto perché è credente, quindi i conti tornano. E perché ieri stavamo parlando, insomma, di cose assurde che sono successe con i miei genitori. Stavo raccontando delle cose riguardanti la chiesa e quindi è uscito che lui è protestante. Attualmente non praticante. Intervista poi ban. Ma sei ricco dentro, anzi, è Dio. E niente, praticamente sì, ieri ho contattato mia madre per chiederle della decima. Vi ricordate, ne stavo parlando ieri, la storia della decima, che è quanto, cioè, loro praticamente davano ogni settimana, dovevano dare la decima del loro stipendio ogni mese. Cioè, ogni mese fare la decima dello stipendio o ogni settimana la decima dello stipendio, non mi ricordo. È una donazione che comprendeva la decima dello stipendio, quindi sostanzialmente se guadagnavi 1500 euro dovevi dare alla chiesa 150 euro. Penso al mese, se guadagnavi 2200 euro. È il pizzo. È il pizzo. Decima, cioè, ho fatto il calcolo, 10%. Niente, anzi, non se lo metto. Vedrai come vedrai Gianluca come ci ripenserai dopo che faremo l'intervista. Vedrai, vedrai. Oddio, che cosa ho fatto? A chi ho regalato la sub? Vedrai. Ma allora, ragazzi, Norbi faceva la sub ogni mese, poi ha smesso di fare la sub. Lo sapete perché? Perché ha capito che può campare alle spalle di padre Crio, capito? E padre Crio questa cosa non l'ha capita, o forse l'ha capita e gli sta bene. Ma Norbi sta parassitando su di te, padre, te ne rendi conto? Lo capisci questo? Lo capisci? Eh certo, padre, grazie. Forse sono finanziati. Ah beh, in quel punto alzo le mani. Quindi, DP, stai zitto, ogni volta che pari ci sono stronzate. Basta. Allora, andiamo avanti. Non era affatto divertente, era veramente stupida. Sarò io, ma capisco un decimo di cordice ogni volta. Cioè? In che senso Berkseliga? Cos'è che non capisci? Proverò a essere più chiara. Se lo desideri, ovviamente. Cos'è questa cosa che non mi capite? Scusate.
Se riesci a mandarle a me, va bene, ovviamente. Ovviamente sì. La decima del vostro stipendio, che non avete perché siete dei pezzenti. Padre sta in chat, certo. Berxeliga, la droga non le fa bene. Bene, Anze, hai un nome o ti devo chiamare Anze, che è veramente un nome di merda? Ecco, già ci lascia così. Posso seguire cose poche alla volta. Aiutate questa persona, per favore. Nel frattempo mi nutrirò di una caramella. Oggi volevo streamare su Kick. Ma poi ho pensato che era completamente inutile, così non l'ho fatto. Pazzesco, se ci pensi. Guardate che storia. Quanto sei noioso, Rippy. È Leo, certo che era Dennis Leo. Non lo sapevi? Quindi ora che hai scoperto sta cosa? Ciao Andre. Io ho riniziato Dead Space. Direi di sì, Mizar. Che conclusione hai tratto usando Kick? Che si guadagna una bomba, ma non c'è un cazzo di nessuno. Ti calmano gli Arctic Monkeys, mi fanno fare la diarrea a spruzzo, Paolo. Ma veramente mi si muove tutto l'intestino e mi perdo liquidi. Madonna che schifo gli Arctic Monkeys, mamma mia che schifo. Non provarci mai più. Che cazzo so gli Arctic Monkeys? Che genere sono? Ska. Ska. No, che genere? No, è tipo... Indie. No, rock. Indie rock. Indie rock uguale Giardia. Fanno ancora la diarrea. So più che fa. Arctic Simie. Stone Temple Pilots perché sono grunge. Sì, mi garbano decisamente di più. Stanno prosciugando. Oh, io ho fatto tutte le terapie che mi hanno dato, eh. E sto a fare 10 giorni di Panacur, ma continuo a andare a diarrea, io non so che devo fare. Aiutate. Aiutate i sederi dei fratelli Simio. Forza! Aiutateli! Per i simi! Anzi, hai fatto? Ha bevuto il cianuro. Che possiamo fare? Donare la decima. Ovviamente. Pray per fratello di Simio.
Che è la decima volta che te lo dico, Paolo, basta. Ci confessiamo pure, Peggol. Sono a disposizione, perfetto. In realtà hanno sentito gli Arctic Monkeys. Non riescono a spruzzare merda. Rip e spiegazione. Ma spiegazione di cosa? No, Berkse. Spiegazione di cosa? Scusami. Non dormirò se non mi dici. Ciao, Simo. Che cosa ti devo spiegare? Non ti capisco, ora vado. Vabbè. Non ho capito che spiegazione devo dare. Cioè, mi ha fatto una domanda? Che se l'ha fatta l'ho persa. Sì, aveva scritto tipo che era un mondo che non capiva. Poi qui c'è una comitiva, ancora non capisco il nome del gruppo Telegram, sono osservatrice... Ma le chiede, puttane di simio. Sono osservatrice di un mondo già fatto e finito e non ne capisco il senso. Andata così. Grazie, Simo. Che l'ernia sia con te. Grazie. Allora, anzi, ci sono, eh. Sai che cosa serve? Dell'ottima acqua frizzante, fresca. Fresca. Anzi? Ciao, mi senti? Sì, un secondo che ti abbasso, che stai a palla. Parla. Ok. 1, 2, 3, prova, prova. Parla. 1, 2, 3, prova, prova. Ok, dovrebbe andare. Va bene, ragazzi, lo vedete più alto? Perfetto. Ok, come ti chiami? Anselmo, banalmente. Anselmo. Molto... Sì. Anse per Anselmo. Quanti anni hai, Anselmo? 25. 25. Sì. Dalla voce te ne avrei dati 45. Che la Madonna. C'hai una voce da signore. Ma come? Sì, non so. No, mi avrei stirato più di 25 anni dalla voce. Sì? Vedi? Vabbè, povero, non è che io ho detto, non è che l'ho insultato, è la voce, sti cazzi, nel senso. Sì, sembra dalla voce, sembra una voce da signore. Allora, un secondo che mi metto le cuffie, così ti sento meglio, ma andiamo avanti. Anzimio. Che bello, che bello, che simio, che bellino. Anzimio. Allora, quindi hai, di dove sei? È un po' complesso perché sono nato di qua, sono cresciuto di là, sono stato trasferito da mille parti e la cosa c'entra anche col mio essere protestante perché mio padre è pastore valdese. Cioè proprio... Mi è capitato proprio... Figlio di un pastore, quindi. Sì, e lo spostano generalmente ogni 7 anni, di comunità in comunità. E solo che questo provoca... Non è facile, perché comunque sia uno non riesce a radicarsi e quindi a connettere... Vabbè, questo entra un po' più nel personale... magari dopo c'entriamo se vuoi. Da dove, se vuoi partire da qualche tematica precisa, non lo so. Figlio di un pastore, qui si spiegano tante cose. Io sono nipote di una pastora. Ah, mia zia, okay. È un pastore. Ah, ok. Ma sempre di quella comunità di cui dicevi ieri. O di un'altra cosa? No, sempre evangelica, ma non di quella chiesa.
Ah, ok, quindi Non so di se per un'altra chiesa. comunità intendi chiesa. Sì, per chiesa, per come mi hanno, per come mi hanno insegnato una chiesa è una comunità. Quindi c'è la chiesa, la comunità locale, c'è poi una chiesa intesa come organizzazione religiosa, quindi che ne so, la chiesa valdese, la chiesa cattolica, e poi anche la chiesa a livello universale, c'è la chiesa che comprende tutti i credenti cristiani. Quanto pensi che ti abbia influenzato avere un padre pastore? Nel credere, intendo. Nel credere, allora, in generale il mio pensiero un po' sicuramente influenzato, un buon terzo avrà influenzato. Sul credere in sé per sé non lo so, perché potrebbe anche essere zero, perché sul fatto di credere in Dio, cioè il fatto che esista Dio, io mi sono fatto questa idea, sinceramente. L'esistenza o meno di Dio non è dimostrabile. Razionalmente o scientificamente, assolutamente no, perché dall'idea che mi sono fatto, Dio è qualcosa di completamente al di fuori dell'essere stesso, volendo metterla sul filosofico. E quindi non è dimostrato, cioè è soltanto una questione di fede. Se ci credi va bene, se non ci credi, pazienza. Ma è una cosa che Well, uno sente e basta. cos'è per te Dio? È un qualcosa di Partiamo che da un lato. dall'inizio. È il Dio cristiano? Stiamo Sì, parlando di quel sì, Dio? sì, sì, sì. Comunque sia, sì, il protestantesimo è una delle tre parti, è una delle tre componenti principali del cristianesimo a livello proprio numerico, cioè cattolici, protestanti e ortodossi. Poi vabbè, il protestantesimo Dici è la differenza suddiviso. così la gente capisce. Allora, i cattolici hanno, vabbè, il Papa, i protestanti non ha, gli ortodossi hanno magari un patriarca, però già gli ortodossi, per esempio, non hanno una cosa del tipo il patriarca inteso come vicario di Cristo, mentre già nel cattolicesimo questa cosa è presente, cioè il Papa che è non solo vescovo di Roma, ma anche vicario di Cristo, è infallibile. E vabbè, questa cosa non è ovviamente accettata né dai protestanti né dai cattolici. I protestanti in più Ma in che senso credono. patriarca? Il patriarca è una cosa degli ortodossi, scusa, forse stavo un po' mischiando le cose nello spiegare. Dimmi tu. Allora, ci stanno i cattolici. I Sì, ci cattolici stanno i hanno il cattolici. Papa, hanno i santi, hanno la Madonna, hanno Sì. il prete. Sì. L'ostia, la comunione, lì, quella roba lì. Sì, poi vabbè, sui sacramenti si può fare anche un discorso anche lì. I cattolici, per gli ortodossi generalmente, da quello che so, pregano la Madonna e i santi, e hanno comunque sia un clero sacralizzato. Mentre i protestanti non hanno un clero inteso come sacro, cioè il pastore comunque sia un membro della comunità al pari livello, almeno in teoria, degli altri. Gli ortodossi hanno un prete, quindi. Gli ortodossi hanno sì, dovrebbero avere anche loro comunque sia una struttura di carattere episcopale, cioè centralizzata, proprio gerarchica, Niente figli? mentre. Non lo so, questa cosa probabilmente dipende, anzi ci sono addirittura, perché nella Chiesa Cattolica non ci sono soltanto le chiese di rito latino, ma ci sono vari, c'è cioè il rito latino, poi c'è anche il rito ambrosiano e ce ne sono poi vari altri. E ci sono alcuni preti addirittura nella Chiesa Cattolica, ma di rito non latino, che si possono sposare e avere figli.
nella Chiesa ortodossa credo dipenda, poi perché vabbè, anche la Chiesa ortodossa a sua volta è suddivisa in c'è il patriarca di Costantinopoli, il patriarca di Mosca, che ognuno fa un po' capo a sé. E dipende un po', ma immagino ce ne siano alcuni che con questi si possono sposare e avere figli. Questo nel protestantesimo c'è, cioè nel protestantesimo i pastori possono vivere una vita mondana come gli altri membri della comunità. E i poteri di questo patriarca quali sono? È praticamente il capo della Chiesa ortodossa. Una figura del genere non c'è nelle chiese protestanti, non ci dovrebbe essere. C'è poi qualche eccezione, tipo la Chiesa anglicana, ma la Chiesa anglicana è tutto un capitolo a sé, anche poi per come nasce. Da un punto di vista storico si pone un po' a metà tra la Chiesa protestanti e la Chiesa cattolica, perché comunque si hanno il capo della Chiesa anglicana che è il re d'Inghilterra, quindi è già una roba un po' strana, dal punto di vista anche solo protestante. E i protestanti invece non credono nella Madonna, non credono nei santi, perché c'è solo Dio. Dio, esatto. È la triade, la sì, trinità, sì. Si parla in lingue. Allora, sta cosa del parlare in lingua è una cosa specifica di alcune comunità protestanti. Tipo evangelici? Allora, il termine evangelico è un termine problematico, perché vuol dire tante cose. Perché in alcuni casi il termine evangelico in termini generali può riferirsi a tutto ciò che è cristiano, perché ci sono gli evangeli, gli evangelisti, e va bene. Poi può essere utilizzato, viene utilizzato da tante chiese, da moltissime chiese protestanti, tipo la Chiesa Valdese dice Chiesa Evangelica Valdese. Poi però lo stesso termine evangelico va a identificare un sottogruppo, un ulteriore sottogruppo dei protestanti, che è quello più affine a quello alla comunità di cui mi parlavi tu. Di cui mi Voi parlate tu lingue? Ieri. No, io no. Cioè, perché i valdesi, insieme a generalmente cattolici e luterani, fanno parte del cosiddetto protestantesimo storico, cioè quello nato nei primi decenni della Riforma. Quello della caratteristica del parlare in lingue è più caratteristica appunto degli evangelici o evangelicali, vengono anche detti, delle chiese cosiddette del risveglio. E sono chiese che pongono più l'accezione appunto sul parlare in lingue, sullo Spirito Santo, sul sentire la spiritualità e meno sull'interpretazione teologica. Perché una cosa in cui nel protestantesimo si dà molta importanza è il fatto di poter interpretare da sé la Bibbia e quindi anche all'educazione e all'istruzione, poi anche per poter leggere in maniera anche autonoma il testo sacro. Ecco. E il protestantesimo in questo senso si differenzia in maniera determinante dal cattolicesimo, perché il cattolicesimo considera valido sia la Bibbia, sia magari anche le parole dei patriarchi, ma in questo caso inteso come i primi grandi santi della Chiesa, sia anche tutta la cosiddetta tradizione. Mentre i protestanti riconoscono come autorità in materia di dogma, l'unica autorità che riconoscono è quella della Bibbia e basta. Poi anche lì ci sono differenze nel come viene interpretata, ci sono chiese che la interpretano con un approccio più storico-critico, che si è affermato, oramai credo sia tipo praticato da tutti gli ortodossi, da tutti i teologi
a livello di praticamente tutte le confessioni, quindi anche da teologi professionisti, cattolici, ortodossi, mi pare di capire. Cosa ne pensi del parlare in lingua? Però nasce proprio in ambito protestante a fine Cinquecento. Parlare in lingua è una cosa che non ci credo, perché non è caratteristica della mia... Ecco, una cosa che caratterizza anche i protestanti è quella di essere divisi in tanti sottogruppi, in tante sottoconfessioni, in tante denominazioni, in tante organizzazioni diverse. Ognuno la pensa un po' alla propria maniera su alcune cose, e questo proprio perché manca un papa, una figura centrale. Già nel cattolicesimo c'è una grande varietà di persone che la pensano in maniera anche molto diversa, figuriamoci quindi tra i protestanti che non c'è, manca una figura centrale. Quindi tu pensi che sia una stronzata parlare lingue, pensi che sia suggestione? Allora, personalmente penso sia suggestione, stronzata non lo so. Vabbè, stronzata inteso come suggestione? Sì, abbastanza, perché sì, faccio più parte io del protestantesimo. Il mio retroterra è un po' un protestantesimo un po' storico e meno, e sicuramente meno che di Chiesa del Risveglio, ecco. Stavo dicendo, che cos'è per te Dio? Allora, ovviamente non è una domanda semplice. Per quell'idea che mi sono fatto io, non è che il tizio barbuto sulla nuvoletta, mi viene in mente il tizio che viene mostrato nei Simpson con la barba lunga, la tunica bianca, quella, vabbè, è una rappresentazione un po' così, ecco. E quello che mi sono fatto l'idea è di un qualcosa di completamente al di fuori del nostro mondo, di qualsiasi tipo di concepibile, cioè un qualcosa di probabilmente neanche concepibile dalla mente umana, ma si rende in qualche modo conoscibile attraverso la predicazione, attraverso la predicazione anche di Cristo, ma si rende conoscibile perché lui si vuole far rendere conoscibile. Un altro aspetto del protestantesimo è questo. Ma chi è può lui? Essere... È una persona... Una persona? Allora, beh, ci sono le tre persone della Trinità. Vabbè, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma non sono persone? Non sono persone nel senso che non sono esseri umani, ma per niente. Quindi non sono persone? No, cioè, cioè persona magari inteso in ambito, cioè come ente capace di pensiero autonomo. Entità? Sì, entità. Sono tre entità? Sì, sono uno e trino, c'è appunto, vabbè, la tradizione, il simbolo niceo-costantinopolitano che è in realtà condiviso anche dai cattolici e credo anche dagli ortodossi, se ben ricordo, sì. C'è poi, vabbè, la disputa tra cattolici e protestanti da una parte e ortodossi dall'altra, del cosiddetto filioque, cioè il fatto che lo Spirito Santo sia stato inviato soltanto dal Padre, secondo gli ortodossi, e invece anche dal Figlio, cioè da Gesù Cristo, per protestanti e cattolici. Vabbè, questo è un dettaglio teologico, vabbè, un dettaglio. Sì, ma io voglio sapere per te, per te, Dio, cos'è? Non si può... È un... Mi vengono... Allora, io ho un'impostazione molto anche filosofica, quindi mi viene da dire cose come il totalmente altro... c'è qualcosa che non può essere neanche concepito da mente umana, ma che nel momento, ma proprio perché lui lo vuole, è capace di
di enorme compassione. E sono sicuro, questo vabbè a livello un po' più personale. È un uomo? È un lui? No. Non ha sesso. Non, cioè, il Gesù storico è maschio, ma a parte quello, ma Gesù in quanto è, perché Gesù è sia vero Dio sia vero uomo, in quanto vabbè essere umano era un maschio storicamente proprio. Però Dio non gli si può attribuire un sesso, un genere, una cosa di questo tipo. Quindi potrei usare il femminile? C'è, allora, sì, perché cioè, si potrebbe usare il femminile, cioè viene, nella lingua italiana viene utilizzato la parola Dio, perché è maschile, ma però è maschile come sedia e femminile, cioè siamo su quel livello lì. Per esempio, ora non mi ricordo il termine, però in ebraico ci sono dei termini sia maschili sia femminili per riferirsi a Dio in ebraico. Quindi sì, addirittura dei termini plurali, se ben ricordo. No, perché io sento chiamarlo padre, quindi padre. Per tradizione si è affermata la cosa, vabbè, del padre, ma è... Cioè, se uno ci pensa un attimo, in realtà non è necessariamente. Cioè, il fatto che la categorizzazione maschio-femmina è una cosa che vale per noi esseri umani. Che vale tutto al più per gli animali. Però per la divinità non è attribuibile tale categoria. Però io quando intendo per te Dio cos'è? Chi è? Intendo, perché pensi che esista? Suppongo che tu abbia avuto delle prove della sua testimonianza. Non ci sono prove, non si possono avere prove. L'unica cosa, una volta mi sono chiesto, ma io credo in Dio, cioè credo possa esistere un'entità di cui non si può sapere nulla, a meno di quello che lui può dire attraverso i Vangeli, il messaggio cristiano, eccetera, eccetera. Io ho detto sì, perché no, anche da qualche punto di vista. E quindi, cioè, però, tu non hai mai avuto una prova della sua esistenza? Che però, cosa intendi prova per della sua esistenza? Un miracolo? Non necessariamente. Da quel punto di vista sono estremamente materialista in realtà. E quindi... Scusa, tu... Credi in che cosa? Cioè, credo perché in... credi in Dio se non hai mai avuto una... Perché è un sentimento. È un sentimento, cioè, te la senti o no? Siamo su quel livello lì. È la fede, cioè, c'è poco da fare. Non è qualcosa di... Sì, certo, ho capito. Però ascoltami un secondo. Da dove viene Dio? Da dove viene Dio? L'informazione di Dio, intendo. Da dove viene? Vabbè, l'informazione di Dio, vabbè, storicamente dal messaggio cristiano che viene predicato. Poi personalmente, da dove? Vabbè, da dove esce Dio? Intendi da un punto di vista delle idee storicamente inteso? Dalla Perché Bibbia. Sì, da quel punto di vista, dal pensiero ebraico, dalla Bibbia e dalla storia del popolo ebraico, quello sì. Ok. Però... Dalle scritture, quindi, cioè, sì. Dio esce fuori dalla Bibbia, no? Perché è sì. Lì che c'è tutto il diario, insomma, di tutte le cose stanno scritte lì, di chi è, cosa bel fa, perché... diario, non lo... Beh, bel è quello. Termine, diario, non... da un qualche punto di vista sì. È un po' un diario. Certo, sì, però non se l'è scritto lui. Cioè, No. L'ha dettato. No? È stato dettato no. In parte. Ma immagino che quelli che gli uomini che abbiano scritto la Bibbia siano stati in qualche modo ispirati da Dio, ma non credo si sia messo lì a dettare. Allora, ieri sono andato così. Quindi è stato scritto, la Bibbia è stata scritta interamente da uomini.
È stata scritta da uomini, anche se ispirati da Dio, comunque sia. E gli uomini possono sbagliare. E che ne sai? Cioè, perché quello che dico è che se tu non hai avuto nessuna prova e se la Bibbia è stata scritta da uomini, cosa... E essendo che non è l'unica religione esistente, ma una delle tante, e tanti miti, tanti credo hanno molte cose in comune con la storia di Gesù, di Dio, eccetera, eccetera. Ci stanno tante cose tipo, come si chiamano, mitologie, insomma, pure la cosa di Krishna... ci sono tante cose che si assomigliano tutti quanti, nati il 25 dicembre, che risorgono, eccetera, eccetera. Quindi, essendo che non è l'unica, ma ce ne stanno tante, perché Dio e non qualcos'altro? Perché Dio? Quello deriva banalmente dalla famiglia in cui sono cresciuto. Probabilmente se fossi nato in Siria avrei il papà arabo, il papà musulmano e probabilmente adesso sarei islamico e va bene. E lì non sono nato in questo contesto storico, questo contesto storico-sociale e l'idea di un Dio non mi dispiace affatto. Ecco. Questa idea di Dio anche. Per una questione anche del, cioè, da come mi trovo in rapporto al messaggio fondamentale del cristianesimo, cioè quello di amore universale sostanzialmente, perché alla fine è quello. E io mi trovo perfettamente d'accordo e lo ritengo, per esempio, tra le cose più importanti, un messaggio che è quindi incompatibile con qualsiasi tipo di discriminazione, per esempio. Qua c'è l'aspetto più politico, sì, ci sono ricadute anche politiche, anche da questo punto di vista c'è poco da fare. Per cui ha influenzato anche quell'aspetto. Sei particolare come credente, nel senso che è come se te ti hanno propinato questa versione e a te dopo tutto non ti dispiace e quindi te la prendi e dici, ma sì, sai che c'è... quasi quasi ci credo, mi trovo d'accordo con alcune cose, però non è un partito politico, è un qualcosa in cui credi. Ma come fai a credere in qualcosa senza che ci sia nulla che ti dice che è così, visto che tu mi dici che se eri nato in Siria avresti avuto un altro credo? Quindi vuol dire che la contaminazione di pensiero è forte, è molto forte, sì. E quindi è un pensiero tuo? No, è un pensiero che condividi, è qualcosa che ti può piacere. Da quel punto di vista, allora nessun tipo di pensiero è originale, cioè il pensiero di ogni persona deriva dal pensiero di qualcun altro. Sì, ma tu potresti essere siriano e credere in Dio perché, essendo nato in Siria e quella roba non ti convinceva, e poi ti hanno parlato di Dio, qualcuno ti ha parlato di Dio e hai avuto un'illuminazione, Dio ti ha parlato e sei diventato cristiano. Dio non ti ha mai parlato a te. Non mi ha mai parlato, non, sinceramente... Ti spiego un attimo. Allora, io sono nata in una famiglia cristiana, inizialmente cattolica, okay. Poi mio zio ha fatto un incidente con la moto nel 96, perse un braccio, si frequentò e in seguito sposò con la sua fisioterapista che era evangelica e convertì, diciamo, il resto della famiglia. Così io fui costretta a frequentare la chiesa evangelica, culti, eccetera, eccetera. Okay? Io ero costretta, cioè non è che avessi molta scelta, cioè dovevo andare in chiesa per forza, perché
perché e io preferivo andare a scuola che andare in chiesa, e io odiavo la scuola, quindi figura di quanto per me fosse pesante andare in chiesa, quanto mi sentissi fuori luogo, fuori posto, in quel posto dove tutti ballavano, avevano la mano alzata durante le canzoni e facevano amen, amen, capito? Stavano lì, erano contenti, io volevo morire, cioè avevo il mio libricino dove scarabocchiavo tutti morti e loro stavano lì che cantavano, gioivano, e il culto durava 3 ore e mezza e mi portava via la domenica, che era l'unico giorno di riposo che avevo in mezzo alla scuola. E però credevo, perché conoscevo solo quello e quindi quello mi avevano insegnato e quello credevo. Poi una certa si cresce e cominci a pensare con la tua testa. E come dicevo sempre, chi pensa prima o poi diventa ateo. E quindi ho pensato e ho detto: Babbo Natale, nessuna prova. Dio, la stessa cosa. In che sto credendo? Devo aver bisogno non di una prova materiale dimostrabile a livello scientifico. Devo avere una sua risposta, devo avere una sua comunicazione, perché sennò io che cazzo sto facendo qui? Che cazzo sto pregando? Esiste? Quanto cazzo gli ci vuole a dimostrare la sua presenza? Fa miracoli giorni e notti? Ok? Cioè, allora io voglio, pretendo che di vedere, e niente, non è nessun segno di manifestazione, di presenza. Niente. E più ci pensavo, più mi sembrava tutta una stronzata. E poi mi sono guardata intorno e ho visto che c'erano altre religioni simili, che avevano cose in comune, che le cose della Bibbia erano fortemente interpretative e c'era scritto tutto e niente e ognuno lo interpretava come cazzo voleva. Ho pensato che quella roba è stata scritta da esseri umani e per quanto mi riguarda si hanno pure potuti fare delle bombe mentre scrivevano quella roba. E quindi a me che cosa rimaneva? Un qualcosa scritto da esseri umani, probabilmente drogati, e un Dio che non mi dà nessun segno. Perché devo credere in questa cosa qui? Mi fa bene? Sì, in realtà mi fa bene credere. Fa bene, scientificamente provato, che credere faccia bene. È terapeutico, riduce l'ansia, la depressione. Perché? Perché non sei solo, perché c'è qualcuno, perché c'è qualcosa dopo. Non finisce tutto, ti dà uno scopo, ti dà amore, ti fa essere importante, perché per lui tu vali, e anche se non hai combinato un cazzo della tua vita, c'è sempre lui che ti vuole bene, e ti ama, e ti amerà per sempre. Cazzo, rispetto alla visione del non sei un cazzo di nessuno, sei nato per caso, morirai e diventerai merda, e non c'è assolutamente niente, sei solo, e lo sarai per sempre, direi che è una visione un po' più luminosa, quella di Dio. Quindi sì, credere fa bene, però io non ci riesco, perché è come se stessi insultando la mia intelligenza. Troppo materiale? Troppo terrena? No, io non cerco prove scientifiche, ok? Non cerco un modo scientifico per dimostrare l'esistenza di Dio. Siamo d'accordo che è qualcosa di metafisico e che quindi mi sta bene che non si possa dimostrare a livello scientifico, ma io devo avere delle prove, che sia anche una voce nella testa che mi dice ci sono, ok, non è dimostrabile a livello scientifico, è ascientifica come cosa, ma mi ha parlato. Un qualsiasi cosa, un qualsiasi elemento che mi possa far associare, molte persone lo fanno, lo chiedono, si condizionano e vedono Dio dappertutto. Mi ricordo avevo fatto un incidente con la moto, un mio amico non aveva messo la freccia, anzi, mio amico stava dietro, io stavo girando a destra, ho messo la freccia, lui non l'ha vista, io ho girato a destra con la moto, lui è andato dritto, mi ha presa e sono volata via dalla moto. Sono stato un mese con le stampelle
e dovevo essere risarcita dall'assicurazione sua da boh, 2000, 2005, 3000 euro, non lo so. Ci hanno messo 2 anni, 3 anni per risarcirmi. Quando arrivarono i soldi dell'assicurazione, mia madre disse: "Oh, finalmente, grazie a Dio. Grazie a Dio." Io ho fatto l'incidente, sono stato 1 mese con le stampelle. Quelli sono i soldi di rimborso dei danni che ho subito. Dov'è Dio? Perché grazie a Dio? Perché c'è Dio qui in mezzo? E magari perché mi ha tamponato il mio amico è stato Satana. E vedeva questa visione del Satana in tutto ciò che è brutto, Dio in tutto ciò che è bello. Faccio un incidente, è colpa di Satana. Mi rimborsa l'assicurazione, è merito di Dio. Ho la depressione, è colpa di Satana. Guarisco, è merito di Dio. Tutta questa cosa molto infantile. Questa narrazione di Dio che fa tutto giusto e tutto ciò che è sbagliato, tutto ciò che è male, è tutto Satana. Ma io continuavo a non vedere nessun tipo di logica, di segni, di nulla. E una certa ha detto: io cerco la spiritualità, io ho cercato perché ne ho bisogno, perché non riesco onestamente ad accontentarmi del fatto che non ci sia niente. Io ho bisogno di pensare che ci sia un'anima, che ci sia qualcosa, che ci sia qualcuno, perché sennò per me perde tutto senso. Che ci sto a fare qui? A che servo? Se è tutto così casuale, così poco poetico, tutto un caos, tutto un... Ci siamo perché c'è stata una coincidenza su coincidenza su coincidenza su coincidenza, poi eccomi qua, senza scopi, senza nulla, così brutto. E poi muoio, e così come sono, non sarò. Che senso ha tutto questo? Niente, depressione, ansia. Sarei stata molto più felice. Io invidio le persone che credono, perché credo che sia un lusso che non tutti si possono concedere. Quello di credere. Io, ad esempio, non ci riesco. Vorrei, ma non ci Ma riesco. allora, Mi stai seguendo? sì, ma infatti, Dov'è sì, in qualche Dio, modo, Anselmo? Dio ti direbbero ovunque, c'è chi ti direbbe ovunque, ma un luogo, cioè non esiste un luogo preciso in cielo dove sta Dio e sta tutto lì. In qualche maniera è ovunque. Perché, appunto, essendo questo ente, vabbè, però a parte queste cose, effettivamente riconosco da parte mia un certo privilegio perché ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia dove mi facevano andare al culto, sì, mi facevano andare alla scuola domenicale, che sarebbe il catechismo, perché nella scuola, nel protestantesimo, almeno in Italia, c'è scuola domenicale, poi c'è il catechismo, mentre nel cattolicesimo è tutto catechismo. Vabbè, ma questi sono dettagli. Mi ci facevano andare, ma non me l'hanno mai imposto. Non è mai stata un'imposizione, quindi l'ho vissuta anche in maniera molto più tranquilla, e nel momento in cui io mi sono fatto tutta una serie di domande: ma Dio esiste veramente? Ma cosa di queste cose credo? Qual è il messaggio di base, la vera sostanza del messaggio cristiano, di tutto il senso di tutto questo? Io sono d'accordo con tutto questo, e mi sono detto con tutta una serie di punti: sì, ci sono tutta una serie di problematiche. Certo, il cristianesimo è una religione da 2 miliardi di persone, con miliardi e miliardi di persone che sono esistite, che sono state cristiane. E quindi è ovvio che ci siano stati anche degli elementi estremamente problematici, sia all'interno del cattolicesimo, sia all'interno del protestantesimo, sia nell'ortodossia, sia nel cristianesimo, nella storia del cristianesimo in generale. E perché? Perché comunque sia il cristianesimo è formato da persone, e come tali possono sbagliare. Anche se tutti questi errori sono anticristiani, perché nel momento in cui uno si dice cristiano e dice: ah, nel nome di Dio io vado a discriminare categoria X,
qualunque essa sia, soprattutto se si tratta di magari persone che sono i cosiddetti gli ultimi, sono o comunque sia le persone ai margini della società, è chiunque vada contro di loro è profondamente anticristiano. Questo io ne sono assolutamente convinto, per cui la ricaduta di carattere politico-sociale per me è data come una delle solide fondamenta, e che però dall'altro lato può anche esistere un po' da solo, cioè può esistere anche un pensiero laico di amore universale tra noi uomini, tra noi esseri umani inteso, che non richiede per forza l'esistenza di un Dio e tutto e tutti annessi e connessi. E, cioè, da questo punto di vista io ho avuto, e purtroppo mi dispiace ogni volta sentire, non solo nella tua storia ma anche in altre storie, dove magari si dà un'impostazione eccessivamente rigida, magari anche eccessivamente letteralista dell'interpretazione del testo biblico, perché c'è anche quel problema lì all'interno di molta parte del protestantesimo, un'impostazione magari fondamentalista e che magari allontana tutta una serie di persone che invece vorrebbero vedere risposti i loro dubbi, ma in maniera sana, ecco, in maniera costruttiva, mentre questo approccio così invadente, così opprimente è controproducente, soprattutto nella società di oggi, e in qualche modo è anche anticristiano. Cioè, vai, io di questo ne sono convinto. Poi un'altra cosa è quello che mi hai detto: dove era Dio quando è successo questo? Questa è una vecchissima questione, vecchia come il cucco, cioè il problema del male, cioè se Dio è onnipotente e il bene assoluto, perché non fa niente? Perché c'è il male? Perché esiste il male su questo mondo? Ed è una questione vecchia come il cristianesimo stesso. Quindi di quella non ci potrò rispondere. Perché succedono le cose? Se ben ricordo, ora non ricordo il passaggio preciso, né tantomeno i dettagli. Però c'era un episodio in cui erano proprio nei Vangeli, in cui si chiedeva direttamente a Gesù Cristo: ma com'è possibile che mi sia accaduta questa cosa di male? E Dio e Gesù dava una risposta che non era per nulla soddisfacente, non toglieva nessun dubbio, e quindi non saprò risolverla. C'è chi dice, c'è Agostino di Ippona, meno io nel protestante lo chiamiamo Agostino, nel cattolicesimo e l'ortodossia viene chiamato Sant'Agostino, vabbè, quello è una cosa nostra, diciamo, che dice il male è un'assenza di Dio, quindi nell'umanità c'è, l'umanità non è pienamente con Dio, e in tal senso esiste il male, e quindi anche l'umanità esiste quindi in questa dimensione di mezzo. Non pensi che male e bene siano concetti estremamente infantili e che tutto sia decisamente più complesso di così? Male, allora, male, cos'è il male? Il male, la morte di qualcuno, il dolore, cioè tutto ciò che va a danneggiare, la sofferenza, tutto ciò che va a danneggiare psicologicamente, mentalmente, fisicamente una persona. Ma come fa il male a essere l'assenza di Dio e quindi il tumore a essere il male, se il tumore è stato creato da Dio? Non ti so rispondere. Questa domanda, questo tipo di domande non... No, che non c'è risposta, Anselmo. Dov'è Dio? Io non lo vedo. Qui Dio non c'è. Guardati intorno. Perché non... Non c'è. C'è? Forse c'era. Forse ha fatto il mondo. Ma poi se n'è andato. Qui non c'è. O se c'è, è qualcuno
che è tutt'altro che benevolo. A me spaventa di più se esiste che se non esiste, perché se esiste non penso sia così bello come pensate voi, ok? Può essere anche che è tutto visto in un'ottica di ok, adesso voi vivete la vostra vita, fate anche del male, farete anche del male, vabbè, però tanto non ha importanza, tanto verrete tutti salvati, cioè ci sarà l'apocalisse, ci sarà il giudizio universale, verrete tutti salvati, staremo tutti bene in qualche modo. È molto semplicistica, è molto anche forse banale, però è anche un po' così, cioè tando a una certa concezione. Quindi voi vivete la vostra vita, fate il meglio che potete fare nella vostra vita, però la salvezza, questa è una cosa molto protestante, la salvezza ve la può dare solo Dio e ve l'ha già data col sacrificio di Cristo. Poi c'è anche, vabbè, tutta la questione della predestinazione che è molto complicata, che è un altro punto di divergenza tra cattolici e protestanti, e poi è anche stata rielaborata in maniera anche molto diversa all'interno del protestantesimo stesso e ha ricadute piuttosto importanti, però se vuoi aprire anche questo discorso per me va bene, però è una roba abbastanza lunga. Sai che è che io... andando avanti, studiando le cose, studiando l'universo, mi sono resa conto sempre di più che tutte queste cose che hanno a che fare con la metafisica e il paranormale siano terribilmente antropocentriche, ma tanto. Più studio l'universo, più tutto ciò mi sembra ancora più antropocentrico. È tutto incentrato sulla Terra, sull'essere umano. E quando in realtà la Terra e l'essere umano nell'universo non sono assolutamente nulla. Allora, la prima cosa che ti dico è, da questo più da cristiano... ed anche da filosofo, il Dio cristiano c'entra poco col paranormale, può sembrare, però il paranormale è un qualcosa che comunque si ha a che fare con questa terra, ha a che fare con la materialità ed è qualcosa che accade al di fuori di ciò che è normale, cioè che magari qualcosa che viola le leggi della fisica, però comunque qualunque qualcosa che ha a che fare col nostro mondo e basta, mentre Dio è qualcosa appunto di completamente altro da quel punto di vista. Sì, ma è tutto ciò che non è, cioè il paranormale e il metafisico sono cose che non sono, come ti devo dire, terrene, concrete, ok? Io posso dimostrarti che il fuoco brucia facendo una determinata azione, con una roba metafisica non funziona così, con il paranormale certo. Non funziona così, non sto paragonando la metafisica al paranormale, sto dicendo che sia la metafisica sia il paranormale hanno in comune il fatto che siano estremamente antropocentrici. Quello è normale, il pensiero umano, l'essere umano ha finora conosce una sola specie, diciamo, autocosciente nell'universo ed è la nostra, c'è poco da fare. Quello che ti si potrebbe rispondere è Dio potrebbe aver creato, potrebbe anche aver creato. Ma tu sei creazionista? No. Cioè, creato nel senso di si è formato all'interno dell'universo. Tu non credi quindi che Dio ha creato no, la Terra? No, cioè, come è scritto nella Bibbia? No, cioè, quella è una mitologia.
sostanzialmente mitologia. Adamo ed Eva? E non... Serpente? Adamo ed Eva e il serpente sono storie mitologiche, sono storie simboliche, servono a quello. E non si può pretendere di avere un'interpretazione letteralista. Ed è una caratteristica probabilmente anche di molte chiese cosiddette evangelicali che hanno un'interpretazione molto letteralista. A differenza invece di un'interpretazione che dovrebbe essere appunto storico-critica del testo, come vengono analizzati scientificamente anche altri tipi di testi da un punto di vista proprio filologico. Quindi tu ti ritieni una persona scientifica? Sì. Tu credi nella scienza? Sì. Credo nella scienza nel momento... Fatti salvi tutti i discorsi epistemologici, sì. Oddio, sostanzialmente. In che senso? Cioè, scusami, non conosco questo termine, perdona la mia ignoranza. Epistemologia, allora, noi non possiamo sapere. Allora, non so se hai presente la differenza tra fenomeno neumino kantiano. No. Allora, c'è la realtà. Questo non c'entra niente col cristianesimo. C'è la realtà. E poi ci siamo noi. L'oggetto della realtà non può essere perfettamente conosciuto. Cioè noi ci possiamo avvicinare sempre di più, avere spiegazioni, avere discorsi sempre più precisi, sempre più particolareggiati, anche grazie all'utilizzo del linguaggio matematico, che si avvicinano sempre di più alla struttura della realtà. Ma il... non potrà mai essere il nostro discorso la realtà. Non so se mi spiego. Cioè non potrà mai coincidere in maniera perfetta. È filtrato dalla nostra visione di quella cosa. Ah, ok, che la realtà non esiste come perché la realtà è la nostra percezione della realtà, intendi questo? Sì, cioè c'è la realtà vera e propria. E poi cioè ci sta quello che noi pensiamo sia la realtà. E poi ci sono tutte le fenomenologie, la fenomenologia, cioè le modi che abbiamo noi per spiegarci la realtà. Sì, ok, modo. Ok, ti seguo. E, noi non possiamo sapere come è fatto il numero in maniera perfetta. Non possiamo sapere come è fatta la realtà in maniera perfetta. Okay. Il nostro discorso non può coincidere, non può essere coincidere in maniera completa e perfetta con la realtà. Ecco, perché è come pretendere di spiegare tutto l'universo nei suoi minimi dettagli, nei suoi minimi particolari. Cioè, mi immagino un computer che pretende di spiegare l'intero universo. Magari c'è bisogno di un computer più grande di questo stesso universo, non so se mi spiego. E quindi sì, non sì, è, sì. Ok, vai. E quindi stavi dicendo epistemologico lì che stavi epistemologico, da quel punto di vista. Cioè, credo nella scienza nella misura in cui ci dà delle spiegazioni sulla realtà che siano il più possibile aderenti alla realtà. Cioè, queste, noi ci avviciniamo sempre di più alla verità, ma non la raggiungeremo mai in maniera completa. Ok, va bene. Sei particolare, Anselmo, sei un cristiano particolare, nel senso... cioè, te ne rendi conto, vero? Credo di sì. Non è un'offesa, eh? Anzi. No, ma... No, ma l'ho capito. Hai un modo di credere che quasi riesco a capire, ok? Cioè, io i cristiani faccio fatica, ok? Cioè, mi sembrano stupidi, a parte, cioè, mi dispiace dirlo. Ma ripeto, è una mera questione di fede, cioè te la senti, non te la senti, pensi di in qualche maniera che ci sia questa entità superiore che non potrà mai, la cui esistenza non potrà mai essere dimostrata? Sì, no, e lì va tutto a sentimento, è la fede, c'è poco da fare.
la ragione non si può mettere a dimostrare. No, ma tu credi nell'aldilà? Allora, non inteso come paradiso, inferno, nella maniera così classica. Cioè, che cosa credi? Verremo, cioè, nel senso, verremo tutti salvati, e almeno questo stando proprio a cristianesimo dogmatico, cioè dopo la c'è la no, vabbè, noi moriamo, poi ci sarà il giudizio universale, dove verremo tutti quanti resuscitati e si vivrà tutti quanti in eterno felici, bla bla bla. Però un vero e proprio al di là non, da quello è più una cosa di tradizione cristiana, ma non ce n'è molto nel testo originario. Cioè tu credi nell'anima? Non è necessaria. La concezione del dualismo anima-corpo in realtà di derivazione greca. Cioè è poi in realtà la tradizione filosofica greca che ha riportato la differenza anima-corpo, che poi è stata fatta proprio anche dal cristianesimo. E qua si parla proprio di primi secoli del cristianesimo. Che poi consente poi anche la spiegazione, che ne so, di Dante, si stacca l'anima dal corpo, va in paradiso o all'inferno o al purgatorio. Però non è la mia concezione. Tuo padre non la pensa come te? O meglio, tu non la pensi come lui su queste cose? No, in realtà siamo abbastanza concordi su tutta una serie, cioè, di questioni. Lui va a predicare? Sì. Cosa predica? La parola di Dio? Sì. Da dove viene la parola di Dio? Dalla Bibbia? Generalmente sì, o si predica appunto a partire da un passo biblico, poi si sviluppa, questa è un po' la predicazione, sviluppa un discorso, magari prendendo spunto, cioè lo spunto iniziale viene sempre preso da un passo biblico, però il discorso può essere sviluppato anche grazie a teologi, magari anche cattolici, ortodossi o protestanti, o anche del primo cristianesimo, o anche filosofi più moderni. Non è detto che non si possa fare, anzi, nel momento in cui uno va a interpretare, si può fare. Però non lo so, cioè, tu ti fidi che quella sia la parola di Dio? Cioè, quella roba, come fai veramente a non pensare che è stata scritta per ma è stata da umani, allora, per comandare, per arrivare a un fine? Allora, è una questione, cioè, noi possiamo studiare la storia della Bibbia, noi possiamo studiare la storia del testo, che è una storia molto, ovviamente molto lunga, sono tanti libri scritti nel corso di millenni, ovviamente da persone che ci credevano, certo, però è l'unico mezzo che abbiamo, vero e proprio. Quello che mi chiedo è perché credere nel Dio cristiano e non credere a qualcosa? Cioè, io posso credere che ci sia qualcosa, qualcuno che ha creato tutto questo e che ha creato anche noi, eccetera, senza dover credere a quello che c'è scritto nella Bibbia, poiché quello che c'è scritto nella Bibbia è stato scritto da uomini, e quindi come faccio io a prendere quello che è stato scritto da uomini come il sentiero da seguire? Perché, cioè, alla fine uno si deve anche fidare di qualcuno che le cose le dice. Cioè, tu ti fidi degli scienziati, ma non è che vai a replicare al 100% ogni singolo loro esperimento, perché non se ne avrebbe la disponibilità proprio di tempo. E quindi ci sono persone che dicono, ah, secondo me Dio esiste, e scrivo perché. Scrivo quello che secondo me mi avrebbe detto Dio. C'è una rivelazione, secondo me c'è stato un miracolo, secondo me c'è stato quello, e lo scrivo e lo tramando ad altre persone. In questo senso si sviluppa
tutta una storia, tutto un pensiero, e c'è tutta la storia del pensiero biblico, del pensiero ebraico, del pensiero cristiano e poi anche del pensiero islamico, e che appunto va a precisare, che va a rivedere, che va a cercare di capire meglio cosa vuol dire tutto questo marasma. Ma hai paura dell'inferno? Ci credi nell'inferno? No, sinceramente no. Quindi per te, tra virgolette, buoni e cattivi vanno tutti nello stesso punto? Allora, la concezione che mi sono fatto, questa è una cosa più personale, la concezione che mi sono fatto è questa, cioè anche i cosiddetti cattivi, anche magari più cattivi, si renderanno conto a un certo punto del male che avranno fatto e in qualche modo avranno vissuto la loro vita si renderanno conto del male che avranno fatto su altre persone, come se fosse il male fatto a loro stessi. Ma quindi modo. Qui non c'è giustizia, però. Cioè, qualcuno, tipo, prendiamo un Hitler che ha fatto tutto quello che ha fatto, conseguenze? Mai. Io mi immagino, da quel punto di vista, un Hitler che si sveglia e ho detto: che cazzo ho fatto? E si rende conto immediatamente, per ogni singola persona delle 50 milioni che sono morte nella Seconda Guerra Mondiale, il dolore di ogni singola di quelle persone ricadrà direttamente sulla sua coscienza. Cioè sarà un peso sulla coscienza. Da morto? Da morto, nel momento in cui ci sarà il giudizio universale. Poi in realtà non sappiamo benissimo, perché non viene neanche effettivamente precisato. Cioè c'è chi dice non ci sarà nessun... ci sono varie teorie, cioè... nel senso, verranno tutti salvati, oppure verranno salvati tutti quelli che credono, oppure verranno salvati tutti coloro che tutti tranne chi non vuole, per cui magari ci sono delle persone che anche davanti dopo aver visto Dio nel giudizio universale diranno: no, io non voglio avere niente a che fare con Dio e soltanto. Però a quel punto cosa c'è? C'è l'oblio, cioè non c'è l'inferno, c'è il non esistere più, banalmente. La morte? Sì, la morte finale. Cioè, quindi... non c'è giustizia perché in qualche modo la grazia di Dio sovrabbonderà così tanto da guarire qualsiasi dolore, qualsiasi ferita, qualsiasi male, qualsiasi danno, e non ci sarà neanche più bisogno di cosiddetta giustizia. Cioè la grazia sarà la giustizia, e chi ha fatto dei torti si renderà conto di tutti i torti che ha fatto. E secondo me non ci può essere giustizia in qualche modo migliore, perché l'unica cosa che magari uno alla fine vuole, se ha subito in torto, è, a parte la riparazione materiale del torto, è io voglio che lui si renda conto di quel del male che mi ha fatto. Voglio che lui sappia in cuor suo, ora nessuno può imporre, diciamo,
un'empatia. Nessuno può, nessun essere umano può imporre agli altri di portargli tutto il suo dolore se l'altra persona non vuole. In un contesto come quello del giudizio universale, secondo me non, questa cosa non sarà più possibile, cioè tutti quanti si dovranno per forza rendere conto e saranno messi davanti alle proprie responsabilità, comunque sia. Il giudizio universale è quando andiamo davanti a Dio? Sì. Cioè quando moriamo e andiamo lì davanti, quello è il giudizio universale? Cioè noi moriamo, poi siamo tra virgolette dormienti fino alla fine dei tempi e poi a un certo punto ci sarà il giudizio universale. Quindi che aspetta, quindi tu muori ma non vai subito, tu no, rimani in stand by finché tutto quanto no, finisce. Da quello che so io, sì, rimani in qualche maniera in stand by effettivamente. Quindi tutti quelli che sono morti adesso non sono in paradiso? Cioè non c'è un paradiso, cioè, vabbè, c'è in senso non sono da nessuna parte, cioè non stanno con Dio in qualche modo, no, ed è in questo senso che non c'è bisogno del dualismo anima-corpo, cioè nel momento del giudizio universale verranno risuscitati tutti quanti proprio da un punto di vista anche corporeo. Ok, e nell'Apocalisse ci credi? Nell'Apocalisse, in che senso? Cioè, nella concezione fine dei tempi? La fine del mondo, no? L'Apocalisse? Non possiamo minimamente sapere se, quando sarà, non c'è proprio modo di saperlo. E chiunque ti dica, secondo me sarà tra 2 anni, sarà tra 1000 anni, non mente, perché nessuno lo può sapere. Per cui potrebbe essere tra un secondo, così come tra un miliardo di anni, non possiamo sapere. Magari finisce l'universo, magari Dio fa finire il corso dell'universo fino alla morte termica e poi si sveglia e dice, mo, adesso basta, abbiamo già dato abbastanza. E gli animali vanno da qualche parte? Boh, immagino che essendo, comunque sia anche gli animali, essendo comunque sia entità magari non autocoscienti, ma che comunque si hanno un loro grado di personalità, un loro grado di consapevolezza, immagino di sì. Cioè, può darsi anche che venga risvegliato qualunque cosa sia mai esistita, semplicemente. Quindi umano, non umano, animale o no. Meno, io lo immagino così. Bella storia, tutti gli animali che vengono ammazzati ogni anno per la produzione di carne. È vero. Sono tipo, tu calcola che ogni anno vengono ammazzati tanti animali quanti esseri umani sono esistiti dall'inizio della storia dell'essere umano. Allora, io da quello che so sono esistiti fino ad oggi 100 miliardi di persone, quindi ogni quanto vengono uccisi ogni 100 anno. Miliardi di animali. Ogni anno 100 miliardi di animali. Circa. Quindi pensa un po'... Ovviamente questo non da sempre, eh? È relativamente recente con come cosa. Con l'avvento dell'industria alimentare, della rivoluzione industriale, sì. Io personalmente non sono vegano, ma mi rendo perfettamente conto non sono vegano perché l'essere umano mangia comunque sia anche carne, però secondo me saremmo in grado comunque sia, spero il prima possibile, di far sì che non esistano più gli allevamenti. E come la mangi la carne? Non ci penso, semplicemente. Nel momento in cui mangio la carne banalmente non ci penso, però mi rendo perfettamente conto delle ragioni dietro il vegetarianesimo, dietro il veganesimo. Sinceramente. E non ci penso perché tanto l'essere umano, cioè è naturale in qualche maniera, cioè ci sono molti animali che mangiano altri animali e c'è anche l'essere umano che mangia. Ecco, una cosa, ovviamente quella, la cosa su cui non si può transigere, secondo me, è qualunque
È andato in stand-by. Chi c'è? Sa che è caduto. Well, Anselmo? Anselmo? Anselmo è crashato. Ho notato. Brondo? Anselmo? Nizar, grazie 22 mesi. Anselmo, non la sento. Mi sente? Ora sì. Sassa, mi sente? Ora sì. Tu mi senti? Sì, io ti sento forte e chiaro. Stavi dicendo? Niente, questo. No, non ho capito che ti sei disconnesso appena iniziato il discorso. Oddio, dove ero rimasto? Cioè, non, qualunque tipo di sofferenza, cioè, tolta la sofferenza causata per effettiva necessità, cioè alimentazione e ricerca scientifica, ovviamente ogni maltrattamento non è eticamente concepibile, né tantomeno ogni spreco di carne o spreco di vite a quel punto, perché si tratta appunto di spreco di vite. Ma non pensi che non sia necessario, cioè rientri nel non necessario quello destinato all'alimentazione, essendo che possiamo vivere anche senza? Ad oggi. Ci vuole... Non in generale, ci vuole... ad oggi. Cioè, è una sofferenza inutile, visto che io sono la prova che si può esistere e vivere. Sì, tu sei la prova, da quel poco che so, perché si sono ribaltate la situazione. Io dovevo essere io a indottrinarti, invece stai provando tu a indottrinarmi. Scusa, io cerco solo di arrivare a dei discorsi logici. No, certamente. Ma mi fa sempre piacere fare discorsi da questo punto di vista filosofici e soprattutto etici, quindi pratici, che sono i discorsi più filosofici in realtà, alla fine, se uno va a vedere bene. Allora, lo stile di vita vegano, da quel poco che so, però appunto le mie informazioni sono sicuramente più limitate delle tue, è riproducibile fino a un certo punto, proprio da un punto di vista societario. Cioè, io spero sinceramente che il prima possibile sia disponibile la carne con lo stesso sapore, con gli stessi valori nutritivi, tipo la carne fatta in laboratorio, non so se mi spiego, che sia ampiamente disponibile, anche perché da quello che so, correggimi se sbaglio, è molto meno impattante, anche senza considerare la vita dell'animale, che comunque sia, per quel che mi riguarda, è ragione più che sufficiente da sola. Sì, certo, è meno impattante dal punto di vista... L'unica cosa è che ad oggi costa un sacco. E che non è liberamente disponibile nei supermercati. Perché non è ancora ottimizzata, nel senso che è ancora in fase di assestamento. Però quello che ti chiedo Poi c'è anche un discorso da fare in relazione poi al sistema capitalistico e come questo tende a riprodurre lo status quo, quindi e anche a provocare sprechi veri e propri, e quindi c'è anche un po' questo discorso qua anche.
Però ci bisogna fare appunto un po' attenzione a dire c'è il capitalismo, quindi io non ho colpe. A Cioè non si me. deve né fare il discorso di deresponsabilizzazione totale da un lato, né però si può fare il discorso di devo sobbarcarmi di tutto io, quindi se non compro in maniera 100% è 100% aderente a standard elevatissimi. Molti lo fanno semplicemente, anche io lo faccio semplicemente per convenienza, perché non ho disponibilità a fare altrimenti in qualche modo anche. Però Ma appunto. io quello che ti dico è più semplice nel senso. Aspetta, mi sto grattando l'orecchio. Nel senso, quello che stavi dicendo prima, ovvero. Cioè, non tollero, insomma, la sofferenza che non sia indispensabile, no? Che non sia finalizzata a qualcosa di indispensabile. Quello che ti dico è, però, l'alimentazione è considerata come qualcosa di non indispensabile ad oggi, visto che è possibile vivere per chi è possibile, nel senso non ti posso parlare del terzo mondo, ok? Ti dico per chi è possibile vivere senza mangiare la carne e quindi io non ti sto convertendo, io sto cercando di fare un discorso logico. E quindi che cosa ne pensi riguardo questo, essendo che l'alimentazione rientra nel non necessario. Ti ripeto, nel non necessario lì dove è possibile, non globalmente, tipo in una realtà come la nostra, non è necessario. Ok? Banalmente siamo abituati a mangiare carne, è conveniente, cioè conveniente, la carne comunque si accosta, purtroppo per fortuna. Costa molto meno di quanto dovrebbe costare in realtà. È vero. Io ammetto, da un certo punto di vista, cioè, da un lato provo a congiungere da un punto di vista etico quello che effettivamente faccio da quello che dovrebbe essere il massimo bene. Cioè, nel massimo bene io non dovrei consumare carne. Dall'altro lato c'è il fatto che magari toglie degli apporti nutritivi. Tu mi stai dicendo non è, È cioè, scienza, eh? È è scienza. possibile vivere, certo. Cioè, non è che devi prendere me come esempio, perché ovviamente io sono un caso isolato, potrei essere una super persona e quindi non fare testo. È scientifico il fatto che si può vivere a base vegetale bene. Quindi, sì, ma secondo questo punto di vista è anche possibile vivere senza macchine, senza animali domestici, senza computer? No. Diciamo cazzate, sen vivere senza computer barra macchina, senza ormai domestici sì, ma senza computer e senza macchina vuoi metterlo allo stesso livello del vivere senza carne? Cioè tu mi vuoi mettere il vivere senza macchina, cioè io che tipo, faccio un esempio, io un mio ipotetico che devo andare al lavoro o devo andare a fare la spesa o devo fare delle cose. E devo, tipo io che vivo in un paese di 3.000 abitanti dove non c'è un cazzo di niente per fare qualsiasi cosa, devo prendere la macchina per spostarmi. Vivere senza macchina per me sarebbe un pochino complicato, se non infattibile, senza contare il fatto che io lavoro da casa e senza computer non è fattibile e il computer ad oggi è fondamentale, così come lo smartphone, così come tante altre cose. Penso che a livello ambientale stiamo lì. No. No, non stiamo là. Non stiamo là. In qualche maniera c'è un discorso simile nel momento in cui consideri che lo fa tutta la società, quindi lo faccio anch'io ed è molto più facile farlo che non farlo. Cioè si è portati in quella direzione, la società in generale, la maggioranza è portata in quella direzione perché la maggioranza delle persone lo fa e perché è molto conveniente farlo.
Ed è lo stesso meccanismo su cui si basa l'autoperpetuarsi del capitalismo o di un qualsiasi sistema socio-economico. Cioè esiste, funziona così, allora tanto vale farlo funzionare così. E questo, cosa, questo da un lato dà una certa stabilità per quanto la possa dare, dall'altro lato però se ci sono delle ingiustizie o anche delle mancanze del sistema stesso, fa sì che sia molto difficile da cambiare. E di questo ce ne dobbiamo assolutamente rendere conto nel momento in cui vogliamo fare dei cambiamenti a livello societario che siano un po' più... Certo, ovviamente, uno per fare dei cambiamenti in maniera cosciente, perché si parla di sistemi, ovviamente di cambiare sistemi socio-economici, comunque sia molto complessi. E quindi non possiamo fare a meno di andare, cioè non si può andare più estinto e basta nel momento in cui si parla di società complesse, si devono fare discorsi necessariamente complessi e quindi anche coscienti. Però appunto il capitalismo si autoperpetua comunque sia anche per una... perché è facile, quindi in qualche modo anche per una questione, anche siamo in qualcosia tanto abituati che è quasi subconscio e quindi non ci pensiamo neanche. Però se anche il pensarci anche solo un attimo e capire come possiamo da soli e però anche con altre persone, perché da soli non è che puoi far tanto, magari anche soltanto riflettendoci con altri, iniziare a essere un fattore di cambiamento. Mister, però... smetti di stronzate, non ce l'ho con te, smetti di stronzate, davvero, a canna, ok? Veramente, non vuoi addentrarti in questa selva oscura, lascia stare. Non toccare questo tasto e soprattutto non toccarlo così, perché hai già cominciato a... sparare un sacco di stronzate, per favore. Io mi ero ripromesso di leggere un po' la chat, però sono preso abbastanza dal discorso che sto facendo con te e che mi fa molto piacere fare, ripeto, e ci tengo che questo passi, che sto passando comunque sia dei bei momenti, e discutere di queste cose mi fa sempre piacere e voglio che questo passi anche a me. Perché prima ho cercato di fare un po' di ironia, però sincero, però veramente se non voglio veramente aver offeso nessuno, cioè averti offeso. E in se che ti modo, offeso, scusa? Mi dispiace. Ma in cosa? Se ti avessi offeso, nel momento in cui ti ho detto ci dobbiamo, anzi devo io convertirti. Ma di che? Ma quale offeso, anzi? Cioè, voglio dire, non fai il sub, no, però mi segui da un po', voglio dire, ti sembra una persona che si offende per una cosa... per cui non c'è da offendersi. No, certo. Sì, probabilmente Anselmo... Ma Anselmo o Anselmo? È uguale. Non lo so. Ok. Non lo so. Di solito mi chiamano Hans anche. Hans. Quindi... Ma sei sicuro di avere 25 anni? Sì. Sicurissimo? Sì. Ok. Ecco, intellettualmente onesto, è quello che voglio essere. Cioè, non quello che voglio sembrare. No, ma infatti riesci a non darmi fastidio come cristiano. Cioè, nel senso, io ho un po' di problemi con i cristiani, avendo il mio passato, no? Insomma, avendo avuto la vita che ho avuto con la mia famiglia, con la chiesa, eccetera, eccetera. Diciamo che sono diventato un po' intollerante. Però, dimmi. No, mi veniva in mente una canzone di Caparezza, trovo molto interessante, La mia tarta intollerante. Ah, La mia tarta intollerante, sì. Ciao Anna! Yeah, evviva! Pure a me mi sei rinnovato oggi l'abbonamento. Ah, ciao! Saluto Anna Manna, che seguo... Anche in questi giorni la sto iniziando a seguire anche di più. E mi fa molto piacere quello che fa. Te l'ho fatta scoprire io, vero? Sì. Yeah! Però Anna, mi dispiace, dice male che è senza soldi, quindi non ti far sub, manca a te. No, io ho scoperto te attraverso Morte Bianca,
Sì, e attraverso te ho scoperto Anna Manna e le Wannabes, che mi ha fatto molto piacere. Mi ha fatto molto piacere conoscere. Ma le Wannabes non streamano più? Le Wannabes in questo momento non riescono a streamare, sono molto prese dal... C'è la... come si chiama? Giada, che è molto attiva su Instagram, che fa molti post, ne fa uno ogni qualche giorno. È un pochino strano perché Giada era l'unica che non riusciva a essere... Di solito è quella che riusciva a essere meno presente durante le live, nel periodo in cui c'erano le live. Adesso purtroppo sono tutte e tre, da quello che mi parso di capire, sono tutte e quattro prese da università barra lavoro barra motivi personali e non riescono purtroppo perché... Quella vegana come si chiama? Allora... C'è Giulia che credo sia vegetariana, vegana, oddio, Giulia erano... Quella un po' più scuretta di pelle, tipo un po' sì, più bronzatina. Roberta. Sì. L'ho vista dal vivo io, Roberta. Visto lei è anche una bionda, non mi ricordo chi era però. Lavinia, credo. Può essere. Anna, chi era quella bionda? Lavinia, sì, Lavinia. Siete informati su... Ma che cazzo dici, mister? Questo se fa 400 km al giorno, dai, lascia stare. Ma poi i mezzi pubblici, in un posto magari come Roma, vogliamo parlare di mezzi pubblici? Io ho preso la patente a 18 anni, appena ho fatto gli anni, perché Roma era invivibile a livello di mezzi. Ma tu dimmi te se io magari già devo lavorare 8 ore al giorno e devo prendere i mezzi... E metterci altre 4 ore per raggiungere il punto A e ritornare nel punto B. Così lavoro, non lo so, 12 ore e quello che vivo è il tempo di alzarmi, lavarmi il culo, mangiare e basta. Tutto il resto è, ma dai, su. Ma non diciamo cazzate, dai. Diciamo cazzate. Bravo, bravo. E sti cazzi? è una merda. È una merda. Io non mangio carne da 8 anni, quindi che volevo fa? Funziona una merda. Io abitavo a... Come cazzo si chiama? Federica! Gentile! Zitto, vieni qui! Tu dovevi arrivare da casa mia a... Dov'è che lavoravi? All'inizio a Testaccio e dopo... Perfetto, quanto ci mettevi da casa mia a arrivare a Testaccio coi mezzi? Da casa tua. Ci arrivavi? Da casa tua coi mezzi non l'ho mai provata. Ho soltanto preso la tua macchina o il taxi. Non hai mai preso i mezzi da casa mia? No. Non te la senti? No, ci butti mezza giornata. No, vienilo a dire un attimo. Qui dici, no, perché non mangiare carne è facile tanto quanto non prendere i mezzi. No, ci buttavi... Cioè, quando non prendere la macchina, ci buttavi mezza giornata soltanto per arrivare, tipo, a Ponte Mammolo. Cioè, nel senso... Tu avevi Roma Est. Abitavo a Roma Est. Roma Est. Cioè, non dal lato... dentro il raccordo. Centro commerciale. Dove sta il centro commerciale Roma Est? Un po' più fuori, quindi Colle degli Abeti, io ti sfido, andà, a che ora attaccavi? Esatto, prendo il Codra, alle mezz'ora arrivo a Ponte Mammolo, probabilmente ha scritto, vedo che ha scritto. Esatto, mezz'ora per arrivare a Ponte Mammolo e poi un'altra ora e mezza, cioè un'ora sicuro per arrivare a Campo dei Fiori o a Testaccio. Cioè... Testaccio, te ferma in piramide e poi devi fare un quarto d'ora. Campo dei Fiori, letteralmente mi fermavo a Colosseo. Dai, cioè tu due ore ci metti, due ore. Vabbè, lascia perdere che mo dove stavo io in quella zona non c'era internet perché sarà sfigata, però
a 200 metri da quella casa, nella casa dove io con Deborah, internet c'era e c'era pure la fibra. Ma poi dove stava lei non passava nemmeno diretto il quadral. Cioè sicuramente dovevo fa portavo, era una bella scarpinata, perché non l'ho vista mai là vicino a prima. Cioè, faccio un esempio, vivo dove vive Anna, ok, a Re di Roma, ok, va bene, posso non prendere la macchina, però Anna c'ha tante limitazioni perché non c'ha la macchina, ok? Quanto ci metti da qui a andare a Roma coi mezzi? Tre ore e mezza, quattro. 4 ore da qui andare a Roma, 1 ora e 40 con la macchina. Cioè, non è soltanto una questione di comodità, è una questione che ci sono delle volte che io non mi posso permettere di pagare, di spendere 4 ore, capisci? Sì, ma infatti il problema a un certo punto diventa la tempistica. Poi ovvio, come dice questo mister Antipatia, è vero, alla fine se ti vai a imbottigliare nel traffico alle 8 di mattina sul raccordo, apri te cielo, fai prima coi mezzi. Però se stai in giro alle 9 di mattina, pure sui mezzi alle 9 di mattina, il quadrat rimane fermo sul raccordo. Cioè nel senso, non è che se prendi i mezzi hai risparmiato nel traffico. Se lo prendi a un altro orario in cui puoi partire con la macchina e metterci lo stesso tempo. Cioè nel senso, non dipende da questo. Per quanto riguarda il diesel e la benzina, è vero, però in un modo o nell'altro ti fanno risparmiare salute mentale. Ci stanno situazioni dove la macchina non è indispensabile, siamo d'accordo, però tu non puoi mettere al paragone il non mangiare carne con il non prendere la macchina, o il non avere il computer, o il non avere lo smartphone. Cioè, non mangiare carne è qualcosa che puoi fare e paradossalmente non ti cambia la vita. Sì, ok, magari ti può essere un po' scomodo se vai a mangiare fuori, se hai necessità di mangiare fuori. Ma come fai a stare senza computer? Come fai a stare senza smartphone? Come fai a stare... Ok, la macchina va bene, dipende. Se sono Anna Mann e abito a Re di Roma, magari la macchina posso anche non usarla. Esatto, nonostante abbia tante limitazioni, perché comunque... A che ora chiude la metro? Vabbè, ma che c'entra? A che ora chiude la metro? Ai 9? Vabbè, ma nel momento in cui abiti al centro di Roma, nel momento in cui devi fare qualcosa... Alle 9, chiude alle 9, a Roma chiude alle 9 la metro, ma di che stiamo a parlare? Ci sono i notturni che non funzionano! Quanto ci metto i notturni? Vabbè, non ne passa detto. Uno su 10. Non l'hai detto, dipende da dove stai e dove vivi. Certo. Se vivi a Re di Roma, tranquillamente ti puoi muovere con i notturni la notte. Cioè letteralmente tutti passano al San Giovanni e ne prendi uno, ti arriva a San Giovanni, scendi 5 minuti a piedi, stai a casa. Cioè nel senso, non è una zona su cui si può fare un paragone. Le zone centrali sono zone vivibili effettivamente senza macchina, a meno che non ti vuoi andare a fare la gita fuori città o lavori in prossimità del raccordo, allora magari là può essere pure scomodo. Però se abiti al centro di Roma non ti serve una macchina per vivere una vita normale. Poi magari se ti serve una macchina perché vuoi andare fuori ti organizzi. Però ci sono altre parti di Roma dove invece sì, c'è tutta l'area periferica, te ce la devi avere una macchina, perché se succede qualsiasi cosa te serve la macchina. Cioè se devi andare a lavorare e non te passa il mezzo e magari è in anticipo di 2 ore, c'è stato sciopero, ma come cazzo ci va al lavoro? Capito? Cioè, comunque è inevitabile un cambiamento di abitudini per il quale trasporti nell'area di metallo ogni spostamento non sarà necessario normale. Sì, ma primo mi stai parlando del... mi stai paragonando il mangiare carne con... cioè il prendere la macchina, quando non mi stai minimamente considerando l'impatto etico inteso come animali, perché io di quello che stavo parlando, cioè stavo parlando uccidere l'animale non è necessario... E tu mi paragoni l'impatto che ha la macchina, ma io non ti sto parlando dell'impatto che ha la macchina, io ti sto parlando dell'impatto che ha la carne, io ti sto parlando del fatto che tu uccidi gli animali quando non ce n'è bisogno. Ma non c'è bisogno neanche di prendere la macchina. Ma che discorso è? Non è che se prendo la macchina uccido qualcuno. Che discorso è? Che paragone fai? Ma non stiamo parlando solo dell'impatto ecologico. E quando lui ha detto... sono contrario alla sofferenza inutile, io ti sto dicendo, beh, la sofferenza per l'alimentazione si può considerare inutile, visto che ad oggi si può campare senza carne
E tu mi tiri fuori la macchina, ma che c'entra? Ma che vuol dire che la benzina sono ottenuti da combustibili fossili, cioè da morti? Dai, Michele, per favore, tornatene a dormire. Dai, che se rientra per di cazzare è meglio che te ne stai zitto. Sì, vabbè, uccidi esseri umani indirettamente. No, qui non parliamo di indirettamente attraverso emissioni, cancri, eccetera. Quindi dico che ammazzi... Oh, ma tu l'hai capito? L'hai capito o non l'hai... Non l'ha capito. Il bro non l'ha capito. $150 miliardi di animali vengono macellati. 150 miliardi di animali. 150 miliardi di animali. Quanti esseri umani ci sono sulla Terra? 8 miliardi. Quanti ne vengono uccisi di animali ogni anno? 150 miliardi. 150 miliardi ogni anno. E tu mi vuoi prendere il fatto che io, quando prendo la macchina, sto indirettamente ammazzando qualcuno, quando tu ogni anno sei responsabile di tipo 80 animali uccisi? Io ogni anno sono responsabile di 80 persone uccise indirettamente. Ma che cazzo stai a dire? Ma poi non è una cosa chiara, non è una cosa sicuro, prendendo questa macchina io ucciderò delle persone. Ma che stai a dire? Dai, regà, su, per cortesia. Dov'è Gentilino? Gentilino è morto. Gentilino? Mi hanno detto di salutarti. Nemmeno uccidere miliardi di api per fare il latte di mandorla? Che c'è del latte di mandorla? Invece con la carne è diretta la correlazione. Beh! Stai mangiando un morto. Veda un po' lei. Poi tra l'altro, anche mangiando carne uccidi persone indirettamente con il riscaldamento globale. Quindi qui c'è sta la parte degli animali più la parte inquinante. Dai, mister, lascia sta. Ti piace la carne? Mangiatela, fa come cazzo te pare. Non sarò qui a provare a farti fare il contrario. Fa veramente quello che te pare, guarda. Però non te menta cazzate. No, la questione etica era la base di quello di cui stavo parlando io con Anselmo. Sei tu che hai tirato fuori la parte ambientale che nessuno aveva menzionato. Non lo so che correlazione c'è tra l'ape e il latte di mandorla, ma in ogni caso non bevo neanche latte di mandorla, quindi non so di che cazzo c'entra sta roba, ma le stronzate ne ho già lette abbastanza. Anselmo, ci sei? No, dico, vabbè, dai, non ti preoccupare, tanto quanto stiamo? 2 ore. Fra poco stacco. Sì, lo so che ha scritto che era crashato il PC. Leggiamo la confession. Lo so. Cioè, quello che stavo dicendo io è necessaria la sofferenza animale dal momento che puoi non mangiare carne ad oggi ed è possibile vivere in salute senza mangiare carne? È possibile, sì. È necessario uccidere animali? No. Lo puoi fare lo stesso? Va bene, fallo, che ti devo dire? È necessario però? No. Che mi paragoni la macchina? Che c'entra la macchina? Che c'entra la macchina? Qui stiamo parlando da un punto di vista etico. Ma usare la macchina a un punto di vista è solo un punto di vista prettamente ambientale. Non mangiare carne è un punto di vista ambientale e un punto di vista etico per gli animali. Capisci? Non me lo puoi paragonare, non c'entra un cazzo. Non c'entra assolutamente niente, non sono paragonabili le due cose. Vi piace proprio giustificarvi in questo modo?
Drent, non so che cazzo c'entrano in questo momento le mandorle, il latte di mandorla, i Basta, ti mandorli, non ho prego. capito. Cioè, non ho capito, che c'entra il latte di mandorla? No, il latte di mandorla, cioè, dove vuoi arrivare con il latte di mandorla? Non capisco. Sono paragonabili dal punto di vista ambientale? No. Primo perché uno inquina sotto un punto di vista, l'altro inquina sotto un altro punto di vista. L'inquinamento degli allevamenti intensivi non ti fa venire il tumore, ma aumenta il riscaldamento, impatta sul riscaldamento globale, impatta sull'ambiente a livello di riscaldamento globale. Perché sono solo i vegani che bevono il latte di mandorla. Sì, ma poi che cazzo c'entra il latte di mandorla? Cioè, fosse una cosa mega consumata il latte di mandorla. Ti stanno dicendo che anche per esigenze non legate alla carne gli animali vengono sfruttati. Certo, come il miele, come il latte, come le uova, come i formaggi. Poi? La macchia non impatta sul riscaldamento globale? Allora, guarda. Impatto automobili riscaldamento globale. Vabbè. Ciao Luna. Mi serve uno schema, c'è uno schema? Gli schemi sono molto più semplici da capire. Non riesco a capire quanto impattano. Giusto. Non mi dice la percentuale.
Qui dice 24%. Se non sa le cose le inventa, davvero? What? In che senso? Che c'entra supercomputer onnisciente? Prende le fonti su internet. Other food produce. Che cazzo è sta roba? Basta, vi prego. Boh, non lo so. Qui mi pare che c'è sta una serie di cose, però il fatto è che tu puoi agire dove puoi agire. Ma quale torto marcio? Ma che cazzo stai a dire? Ma ti piscio in testa, ma quale torto marcio? Io posso, cioè, ma tu ti rendi conto che io posso decidere di non mangiare carne, ma non posso decidere di non prendere la macchina? Ma che cazzo stai a dire? Ma lo capisci questo? Cioè, se io devo andare a Roma, io sono dovuto andare a Roma per lavoro. E molto spesso l'ho dovuto fare la sera, ok? Verso mezzanotte. Ma io dove cazzo me ne vado a mezzanotte coi mezzi andare a Roma? Ma che stai a dì? Tu non puoi. E invece tutti possono non mangiare carne. Tutti lo possono fare. È inutile il discorso che fai. Ti stai impuntando su una cosa che non c'entra un cazzo. A me non me, facciamo così, a me non me ne frega un cazzo dell'impatto ambientale che c'ha la carne, va bene? In questo momento a me non me ne frega un cazzo. A me dell'impatto ambientale che ha
la carne, non me ne frega un cazzo in questo momento del discorso, perché in questo momento del discorso io stavo parlando di un'altra cosa che era non uccidere se non è necessario, non creare sofferenza se non è necessario. Se sei una persona malata, ok? Vabbè, va. Quali, cioè, nel senso, chi è che è costretto a mangiare la carne? E quante, e paragonato alle persone che sono costrette a prendere la macchina e usare i computer? Sì, ho incontrato persone, magari che erano, che cazzo ne so, celiache. E per loro diventare vegane magari era piuttosto impegnativo, non infattibile, però piuttosto impegnativo. C'erano persone che erano allergiche a determinati prodotti della terra e quindi sarebbe stato veramente molto molto complicato, cioè, ma stiamo parlando di una percentuale veramente piccola. Piccola. Sei tu che hai cominciato a paragonare le macchine con la carne, che non c'entrano un cazzo. Non c'entrano niente. Capisci? Qui stiamo parlando di una cosa sola, inutile che sviate i discorsi. Qui stiamo parlando, è necessario uccidere un animale per mangiarlo quando ad oggi è possibile mangiare senza usufruire della carne e nutrirsi e stare in salute comunque? È inutile che poi mi svii il discorso sulla carne. Detto questo, io ho finito. Anzi, vabbè, ci salutiamo qui e tanto sostanzialmente ho finito di fare quello che devo fare. Tanto anche oggi il vostro supporto è stato pressoché inesistente a livello economico, intendo. Ovviamente è una community di merda. Grazie. Grazie mille. E niente, anzi, ti ringrazio per essere stato qui. È stata una bella conversazione, grazie Lupetto. Grazie mille. È stata una bella. Bravo Michele, bravo, dai la tua decima. Grazie Michele. Ma padre, lo sai che scherzo su. Anzi, dicevo, anzi, ci sei? Ah, eccoli. Sì, è stato un piacere anche per me. Mi piace il tuo modo di pensare. Quindi mi dispiace che chiedisti i soldi. Grazie, Albatrox. Ma che tu mi hai donato 3 Tieni sti euro soldi. non me ne frega mica un cazzo, hai capito? Cioè, che tu mi hai donato, cioè, non è che l'educazione sempre prima di tutto, ok? Perché non è che mi danno 3 euro. Mi devo mettere cose sullo Stream Deck. Grazie per la Ah, grazie a donazione, questi 3 ragazzi. euro mi cambieranno sicuramente la vita. Sì, Anna.
E allora, domani sera, anzi domani alle 6 sarò sul canale di Wild Alf. E ci doveva essere anche Maria Sofia, ma non gli andava a venire, quindi non verrà. E verrò io e basta. Fermata Castro Pretorio. Vabbè, con i mezzi, perché è importante prendere i mezzi. E ti prego, Wide, no, ma invitata. Io sono una persona gentile e disponibile, quindi di solito accetto. E Ola lo aoa oia lo lao ilala la yolo alalu eilal sss simio. Ciao Fede, 99? Che lavoro fa una dell'Uganda? Ugandante aao lao ala koa. Ciumando is back. È tornato. Guarda Ciumando, ho lo smalto rosso come non piace a te. Sei contento? Quanto ti faccio schifo, Ciumando? Vabbè, Michele, non devo andare lì per fargli un pompino, me lo devo sposare, devo semplicemente parlare di una cosa, cioè, sti cazzi, sarà fatto la carriera su Liccardo, non so affari miei, cazzi suoi. Dai, raga, ma secondo voi è così brutto lo smalto rosso? Cioè, mi sta così male? Non capisco, cioè, non capisco perché triggera così tanto il nostro amico Ciumando, lo smalto rosso, dice che mi sta malissimo, non lo so. Sì, questo in realtà, se ci faccio qualche altra passata, forse diventa un po' più scuro. Ma andava. Allora, dico, non è che non è un canale che ti valuterebbe appieno. In che senso che mi valuterebbe appieno? Mi ha invitato per parlare di una cosa, fine, basta, sono una persona gentile. No, fine, basta. Sono una persona gentile e come persona gentile. Gentile? Il piclo? Gentilino? Gentile il piclo? Gentile. Ah, questa è nuova, vedi? Perché? Cioè, sta funzionando. Quella è sposata, bro. Infatti, che cazzo sta lì? Sta andata sola. Oh no, quella è pazza, quella è sposata. Quella te sta a prendere perché se ne vuole scappare dalla relazione che c'ha questo marito tossica. Guarda, ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è. A OnlyFans? Berkelmden. Beh, ma allora ci dobbiamo per forza iscrivere, giusto? Tre foto, basta. Bello! Il piclo! Oddio! Che cos'è questo gattino? Questi sono i contenuti che voglio! Datemi il suo OnlyFans! Amore! Piclo, il piclo, dov'è gentile? No, tu non sei gentile, tu sei un stupido tufetto, inutile.
inutile tuffetto, io voglio gentile. Gentile. Il piclo. È arrivato? Gentilino, vieni qui. Gentilino. Oh, tutti tranne lui, eh. Gentile. Gentile. Gentile, vieni qui. No, Joe, mi devi falsare. No, vieni qui quando ti chiamo. Devi venire qui. Oh, Zaghi. Metti la coda in mezzo alle gambe. Che sei tutto piccolo, sei tutto piccolo. Niente più palline, il piccolo. Dove vai? Dove vai? Piccolo. Dato una frustata addosso. Lupetto ha quattro gatti e un attimo. Hai quattro gatti? Io ne ho sette di gatti. Entrambi abbiamo una sola attività. Chiudiamo domani. E se volete alle 6 da White Alf. Ciao. No, sbagliato. Mi zitta. Mi zitta, santo.